La notte scorsa il personale della sezione volanti ha tratto in arresto per furto aggravato un 32enne sassarese con numerosi precedenti di polizia. Durante un ordinario servizio di prevenzione e controllo del territorio, un equipaggio della volante nel transitare in viale Trieste ha notato la finestra laterale dell'attività commerciale denominata Bar Brianda con il vetro infranto e la luce del locale accesa. Al fine di effettuare un accurato controllo, gli agenti si sono avvicinati all'esercizio ed hanno visto una persona che tentava di uscire dalla finestra. Il giovane, conosciuto agli operatori, ha tentato di fuggire per sottrarsi al controllo, ma subito fermato è stato sottoposto a perquisizione, a seguito della quale è stata recuperata la somma di circa 3.000 euro in banconote di vario taglio che l'uomo aveva occultato nei propri indumenti. Dopo aver rintracciato il proprietario dell'attività commerciale, che ha verificato l'ammanco del fondo cassa dalla propria attività corrispondente al denaro recuperato, gli agenti hanno tratto in arresto l'uomo conducendolo in questura, dove è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di essere processato con rito per direttissima. È stata presentata nella Sala Enjoy del Palazzo della Provincia l'ottava edizione di Prendas de Ittiri, la vetrina promozionale attraverso la quale agricoltori e artigiani locali presentano le loro produzioni d'eccellenza. La manifestazione, organizzata dall'amministrazione comunale, dalla Proloco e dalla neonata associazione Prendas de Ittiri, si svolgerà il 6 e il 7 aprile prossimo tra piazza 25 luglio, piazza Marconi e piazza Umberto I. Ai nostri microfoni il sindaco di Ittiri, Tonino Orani, e il presidente dell'associazione Prendas de Ittiri, Gavino Pinna. Siamo arrivati quest'anno all'ottava edizione di Prendas de Ittiri, la manifestazione di promozione dei prodotti agroalimentari e del artigianato tipico di Ittiri. Anche quest'anno abbiamo numerosissimi stand ed espositori sempre rigorosamente locali, con numerose iniziative collaterali che si svolgeranno in contemporanea all'evento principale, che si svolgerà appunto nelle piazze del centro storico di Ittiri. Una nota particolare: quest'anno abbiamo attivato un'iniziativa di gemellaggio con altri comuni della Sardegna, quindi ospitiamo altri comuni della Sardegna, produttori di altri comuni della Sardegna, e oltre a questo abbiamo anche attivato un gemellaggio con un comune della Francia, si chiama Mouneville, che sarà presente con un suo stand istituzionale per promuovere appunto le sue peculiarità. Cosa ci sarà in questa mostra di prodotti? Ma ci saranno tutte le eccellenze delle produzioni di Ittiri, quindi a partire dai carciofi, siamo ancora in piena stagione, e l'olio, i dolci, gli insaccati, i salumi, il formaggio, le produzioni artigianali della trachite, del ferro, insomma un po' tutte le eccellenze che abbiamo già avuto modo di conoscere nelle edizioni passate, che quest'anno riproponiamo con immutato entusiasmo. Quindi sarà vietato per chi è a dieta? Assolutamente vietato, e noi contiamo anche che ci sia un po', che faccia un po' di bel tempo finalmente, quindi insomma speriamo che sia anche una partecipazione di pubblico notevole come nelle scorse edizioni. Siamo all'ottava edizione di Prendas de Ittiri, da quest'anno caratterizzata dal fatto che è stata fondata un'associazione denominata appunto Prendas de Ittiri da tutti i vari produttori che negli anni scorsi, anche i nuovi che qualcuno quest'anno debutterà, hanno deciso di mettersi insieme per creare un marchio e naturalmente pensare a una serie di iniziative, delle quali Prendas de Ittiri potrebbe essere una delle tante, ci auguriamo. C'è tutta naturalmente l'idea e la voglia di mettersi insieme appunto per avere una maggiore promozione, maggiore visibilità e anche un'organizzazione che possa aiutare le nostre aziende nella crescita e nella diffusione dei nostri prodotti e delle nostre sapienze. Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Sassari, Marcello Giannico, ha nominato il nuovo direttore del distretto sanitario di Ozieri. Si tratta del dirigente medico dottor Antonio Saba, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Sassari con specializzazione in igiene e organizzazione del servizio sanitario. Antonio Saba, ozierese di 53 anni, è alla ASL di Sassari dal 1989.
La conferma del dottor Saba garantirà la continuità di quel processo di riorganizzazione delle attività distrettuali della ASL, che è in stretta sinergia con gli enti locali e finalizzato all'integrazione delle attività sanitarie con le attività sociali. È stato questo il commento di Marcello Giannico in occasione del conferimento dell'incarico. Nel corso del mandato, che avrà durata quinquennale, Antonio Saba infatti, oltre ad assicurare la gestione e l'amministrazione dei servizi aziendali nel territorio, dovrà favorire l'integrazione sociosanitaria e l'integrazione ospedale-territorio di concerto con le istituzioni locali, i medici di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali, nonché la promozione dell'assistenza primaria. Con la nomina di Antonio Saba procede dunque all'attività della direzione aziendale per l'identificazione dei direttori di alcune strutture ozieresi, che si conclude con la nomina del direttore del presidio ospedaliero Antonio Segni. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Telegin Radio. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci e prenotare il vostro intervento in trasmissione, o info@telegin.tv se invece volete mandarci una mail. Vi ricordo che siamo anche su internet www.telegin.tv se volete rivedere i nostri notiziari, oppure semplicemente volete riguardare le nostre produzioni, il salotto di TeleG, Allegra Goro, i canestri della Dinamo o i gol della Torres. Potete farlo tranquillamente da casa o dal vostro PC, in qualunque posto vi troviate, anche se siete, che ne so, diciamo una nazione qualunque, in Polinesia, voi ci potete guardare anche lì. TeleG arriva anche in Polinesia. Questo è insomma attraverso www.teleg.tv. Oggi è Sant'Isidoro di Siviglia, il sole è sorto alle 6:18, tramonta alle 18:44, la luna leva alle 18:02, cala alle 5:27, gibbosa calante. Oggi sono in compagnia di un ragazzo, possiamo dire quasi studente di medicina, Edoardo Balzano. Sì, certo, buongiorno Edoardo. Di medicina. Allora Edoardo, questo quasi, da che cosa è causato? Spieghiamo bene la situazione, cosa sta succedendo? Allora, io rappresento 50 ragazzi che hanno vinto il ricorso al TAR in data 14 marzo di quest'anno. Mm-hmm. La sentenza dichiara che noi dobbiamo essere immatricolati e ammessi quindi al corso di laurea di medicina e chirurgia, anche in sovrannumero, nella facoltà di medicina di Sassari, appunto. Okay. Quindi la sentenza è chiara, noi dovremmo essere immatricolati ormai da tempo, però l'università non si mostra disponibile rispetto a questa problematica. Noi di conseguenza chiediamo con gran voce la nostra immatricolazione. Non avendo potuto più sostenere un dialogo con le amministrazioni, stiamo occupando le segreterie ormai da 2 giorni. È una situazione stancante e stressante, come tutti possono capire, ma noi non siamo stanchi. Vogliamo continuare sino a che non otterremo quello che vogliamo, ovvero l'immatricolazione. Ecco, tu vedo che hai della documentazione in mano, c'è praticamente già una sentenza, c'è qualcosa che vi è stato sì, rilasciato. La sentenza del TAR, uh-huh, esecutiva in linea teorica dal 14.03.2013. Ci sono i classici tempi burocratici che dovrebbero essere già passati di gran lunga. Ecco, tu però poc'anzi fuori onda mi dicevi qualcosa rispetto insomma al fatto che siete stati aiutati in qualche modo, siete sostenuti da chi? Certo, noi siamo stati sostenuti sin dall'inizio e anche ora dall'Unione degli Universitari, che è una rappresentanza nazionale. Ecco, qual è il punto sul quale vi battete di più? Sulle irregolarità che ci sono state quest'anno, ecco. In particolare la violazione dell'anonimato in concorso pubblico. Che cosa vuol dire? In parole, in parole povere, la legge italiana dichiara che l'anonimato in un concorso pubblico deve essere preservato, sempre e comunque, e di conseguenza la sua violazione, anche senza prove secondarie di altra natura, decreta che sia stata comunque la violazione della legge italiana, che va rispettata in ogni punto. Ecco, ma voi comunque sia state occupando la sede della segreteria, avete altre intenzioni, cioè nel senso avete altro, nel caso doveste dover continuare a... Sì, abbiamo dei piani alternativi che però terremo per noi al momento, per adesso rimaniamo in segreteria e continuiamo a combattere su questa linea. State trovando difficoltà, nel senso qualcuno vi sta ostacolando all'interno delle... Vediamo abbastanza dialogo, però non ci vengono incontro con l'immatricolazione, che è la cosa che noi vogliamo adesso, sicuramente tante, perché abbiamo aspettato già troppo, vogliamo andare alla nostra facoltà e poter iniziare a studiare e dare esami.
Ecco, mi dicevi che siete in 50, vi siete costituiti in una sorta di comitato, naturalmente un comitato virtuale, tra virgolette, su Facebook. Ecco, state ricevendo del sostegno anche dal popolo dei social network, o comunque c'è qualcuno che vi sta dando ragione in qualche modo? Sì, certo, ci sono varie sfaccettature nella vicenda, come è ovvio, c'è chi è titubante, ma dopo i primi chiarimenti abbiamo un certo consenso da parte di una larga parte del social network. Benissimo, io ti ringrazio Edoardo per questo tuo intervento, perché comunque è importante che la gente conosca anche quello che succede dietro le quinte, diciamo, no? Perché non è semplicemente fare un test di ammissione, poi certo. Ci sono tutte le sfaccettature del caso. Io ti ringrazio per essere stato qua, ti faccio un in bocca al lupo a te. Grazie. E alle persone che insomma contestano lottando per questa giusta causa. Magari se per caso ci dovessero essere dei risvolti positivi, torneremo qua. Assolutamente sì, e così potremmo dimostrare insomma che lottare a volte fa anche serve bene. A qualcosa, assolutamente comune. Lottare naturalmente in maniera civile, in maniera pacifica, normale, legale. assolutamente. Grazie Edoardo, a me come sempre non resta altro che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima. Ciao. Domenica 7 aprile, tutto moto tour, ore 8:30, ritrovo e colazione in concessionaria, ore 9, suddivisione in gruppi e partenza per il tour, pranzo a Sant'Anna, Siniscola e rientro in serata. Sarà l'occasione per provare i nuovi modelli Honda con gli istruttori di guida del settore tecnico mototurismo Xen. ADMS Onlus comunica che sabato 13 aprile alle 10 in via Mario Carboni 45 si terrà l'assemblea ordinaria dei soci. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo 2012, l'approvazione del bilancio di previsione 2013, relazione del presidente, varie ed eventuali. Oggi alle 20:30 sulla nostra emittente andrà in onda Allegra Goro, condotto da Alfredo Nieddu. Ospite in studio Federico Ibba, suonatore di organetto. È possibile visionare tutti i nostri TG, informazione e approfondimento sul nostro sito www.teleg.tv o sulla nostra pagina di Facebook Teleg Sassari. TG, informazione e approfondimento, orari di messa in onda. Dalle 13 alle 16, dalle 18:30 alle 20:45, dalle 22 alle 23:30.